quelle tua GoPro 10. E segni quelle che ho portato delle colate loro. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Lo facciamo così. Allora oggi, tutti a tre. Perché dopo se fa il pomodoro. Eccolo di Amomai, un attacco alla prima salita. A intravisto il gran primo della montagna. Avrà una cinquantina di metri di vantaggio. Cerchiamo di riservare un po' di forze. Poi lo riprendiamo da poco. Però dal passo sembra determinato. Sì, è molto palpato. Ha buttato il brevettino. E poi segno che va l'attacco. A mo' di pantani. Finché che non sei via. Sì, sì. Guardate il passo. Oh, attacco, chi ne sali? No. Le ultime parole famose. Dovevamo riprendere mare a 50 metri. Ecco, vedi? Maggi sono andato. Ma o sta dietro, l'abbiamo sorpassato talmente velocemente che non ce ne siamo accorti. Può darsi pure che sia accasciato a che parte. Con la fatica. No. L'ho intravisto tra gli ulivi. Ah. Sta già con me. No! Sì. Incredibile. Ciao Presidente, dove siamo? Siamo all'abbazia di San Giovanni in Venere. E tu immagina che Mario si è preso almeno 3 minuti di distacco. Adesso è andato in chiesa. Il tempo di fare una preghiera. Esce fuori, noi ancora arriviamo. No, mi tocca non sfidarlo più a questo punto. Io ho fatto lo spiritoso. Meno male che non fuma, sennò sbaglio. Lui si preoccupava, capito? Che io non ce la facesse. Allora non ti preoccupare, ti aspetto. Non lo dico più, eh. No, non mi devi dire più proprio. Ah, ma mi sei provocato lui. Secondo me quello è soffre. Oggi soffre, ma sapete che io. Mario soffre oggi. Ha finito pure la suonata. La cima, ha raggiunto la cima. Mi ha dato una lezione. La detta l'ha fatta. Bisogna parlare sempre dopo. Assolutamente. E questa è un'altra là, Mario. C'ho un'altra avanti. Un parcheggio. Questa è solo la prima salita. Presidente, ci sta. Il presidente è tornato. Sì. Più forte di prima. Forza. Si allarma. Forza. Ci stiamo. Allora, il presidente che aveva detto che stava tritato. E poi che è successo? Che è successo? Che ha messo il tuo gruppo. Ci sei. La pozione magica. Quindi? Ma è casuale! Siamo a Fossa Cecchia. Però Mario ha detto che dobbiamo passare dietro al cimitero. Quindi allunghiamo un po'. Non attraverseremo il centro. Ok. Facciamo quello che dice lui. Okay. Oggi presidente siamo tutti senatori, diciamo, sì, quasi sì, senatori. Dal primo del presidente, lui, tutti senatori con diciamo un alto livello. Chiaramente la tattica comincia più tardi, comincia verso alla salita di Racco San Giovanni e si comincia un po' tra tutti e due. Questi devono fare un po'. Chi la sfonderà? Un po' guardano. Secondo me è lui perché ovviamente più giovane, chiaro. Mario sfonderà. Doping. Mario. È tornato Mario? Sta qua. Ah, perché siete inviato sul cimitero, ma no, non ti facciamo vincere tutti i capricci. Ma anche il capriccio sì, tutti no. Niente cimitero. Oh, era partito. Poi è tornato indietro. Andiamo verso direzione Rocca San Giovanni. Un po' mi sono preoccupato. Come si dice? A provare un po'. Guarda come l'hai equilibrato, guarda. Lui gliel'ho fatta credere. Eccolo! Presidente,
Dove siamo? Siamo per entrare nel centro storico di Rocca San Giovanni. E c'è anche una famosa fortezza. Qui si è fatta la gara più volte, in notte di una bella, devo dire, molto suggestiva. È stato il passaggio anche della la maratona di Lanciano. C'è stato il passaggio della maratona di Lanciano, stavamo intorno al 25esimo chilometro, forse pure più. E io personalmente ho iniziato ad accusare la crisi. E proprio qui Nicolò, che adesso si trova dietro, mi ha superato, mi darà 10 minuti. Io chiudo in 3 ore e 38 e Nicolò in 3 ore e 28. Vedi Mario? In salita sono andato avanti, ho bevuto, torno indietro e l'ho fatto bere prima. Ma ci sta, il rispetto per gli anziani. Mario, Mario, Mario Bombo. Mario Bombo, Mario Bombo di Città Re. Mario te lo so, sì. Vai, 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 scusa. No, Mario Bombo di Città Re. Vai, quando? Quando c'è il presidente che sta via con la faccia? Oggi il presidente stava a scarico. Ah, ah no? Dopo due settimane è tornato proprio alla grande. Si mette in testa il gruppo e ci tira. Ma cazzo va? Ragazzi! Mario Castigalo! Vai, 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 vai! Vai, vai! No! Ci spieghi la teoria dei bugiardi? Allora, la teoria dei bugiardi, secondo Khaled, ma io la approvo, dice che il 99,100% dei podisti è bugiardo. Nel senso che quello che si dice prima della partenza poi non si fa. Oggi stengo acceso, oggi mattino i piriti, oggi non ce la faccio, a volte non sono dormito. Tengo un po' di bruchi. Ah, ho preso un po' di antibiotici. E dopo? Buongiorno. Vado piano. Grazie. La partenza, boom, parte all'inizio, vedete voi. E quindi, questa è la teoria dei bucciati. Sottoscritta anche, anzi mi sa che non vedi che l'ha detto, è stato Oscar che l'ha detto pure, il nuovo gruppo dei bugiardi. Delle città di Fossa Cese, prima ancora dell'abbazia di San Giovanni in Vepere e poi Rocca San Giovanni, ci accingiamo a raggiungere dopo 12 km e mezzo circa la famosissima e bellissima Costa dei Trabocchi. Sta lì a 100 metri e lungo la Costa dei Trabocchi raggiungeremo il punto di partenza passando per il Cavalluccio, località molto famosa. Mia cagnolina Margherita, e mi ritorno Margherita, devo arrivare a Fossa Cese e poi ritorno. Ecco, allora questa è la pista ciclopedonale ex ferrovia direzione Fossa Cese a sud, mentre dall'altro lato direzione San Vito. E ci siamo fermati un attimo, abbiamo bevuto. Mario, che dici, si riparte? Sì, ripartiamo. Tra un chilometro e mezzo la... c'è sta il trabocco più famoso del Cavalluccio, o meglio conosciuto da tantissimo tempo. Questo è il
trabocchio spezzacatena. Guarda che angolo suggestivo, che scogli. Trabocco punta cavallino. È adibito anche al ristorante. Trabocco punta cavalluccio. Anche qui che spettacolo. Meraviglioso. Guarda che acqua. Delle Forza Cesia. Stiamo per arrivare, ci sono altri tre trabocchi, sempre adibiti al ristorante, tra cui lì se siamo sul confine tra i due comuni, poi ti farò vedere il punto preciso, lasciamo Rocca San Giovanni per prendere il territorio di Forza Cesia. Questo è il punto preciso dove si dividono il confine tra i due comuni, Forza Cesia, Rocca San Giovanni. Questo è il penultimo trabocco, pesce palombo, anche adibito al ristorante. Ed è il penultimo prima di arrivare sul lungomare di Forza Cesia. Guarda, ce n'è un altro, se non mi sbaglio. Dove? Eccolo lì. Siamo per tornare al punto di partenza. 15 km e 500 metri. Siamo andati alla Abbazia di San Giovanni Venere, Forza Cesia, Rocca San Giovanni, discesa fino alla foce e poi abbiamo intrapreso la pista circopedonale direzione Forza Cesia per tornare alla base con una vista eccezionale dei tanti trabocchi che sono la particolarità di questa zona. Abbiamo un triatleta, come si dice? Diciamo più o meno. Buongiorno, tutto bene? Tutto bene. Bonnessi le cosche, dico, no, cosa che cazzino. Bella fesca, oh, Mario, lo giusto. Mario, tu la mai le va? Non me le levi, sono attaccata ai colori. Cioè questo non si attacca proprio. E lei lo pesce. Ho il spettacolo però. Immagino. Fino a 10 metri poi. Cazzo, è una lotta, sempre la stessa. Chiate le figli. Era parola. Non lo so visto.